Eric Fisanotti di Aosta, nuovamente in fiera con alcune opere con dei richiami alla storia. Ecco, vogliamo raccontare un attimino cosa porti in fiera? Allora, quest'anno mi sono lanciato di più, se si può dire così, sul medievale. Sono uscito un po' fuori dal classico tema dell'artigianato e ho voluto rappresentare la Valle d'Aosta con i suoi castelli, cercando di ricostruirli come erano al tempo. Qua avevo portato quest'anno il castello di Nice, con il castello di Pilato, sotto si può vedere il castello di Entrot, in alto un pannello con la torre di Pramotton, che è la prima torre che si vede entrando in Valle d'Aosta, in Bassa Valle, l'interno del castello di Fenis, e un pannello, quello lassù, con Napoleone, che è dell'anno scorso, comunque è ancora il forte di Barco, come era proprio all'epoca del passaggio di Napoleone. Come tecnica sono tutti bassorilievi colorati con colori a tempera per riuscire a dare più profondità visiva nel pezzo. Ecco, non manca l'attualità quest'anno. Sì, quest'anno, siccome è stato nominato il nuovo vescovo ed è anche valdostano, sono cimentato provando a fare Monsignor Lovignana e spero di esserci riuscito.